SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Incontro tra la Regione e le banche per discutere della crisi Mercatone 1. Gli istituti di credito si sono impegnati a sospendere i mutui per i dipendenti coinvolti nel fallimento e intanto la Regione ha chiesto alla società di riassumere i lavoratori per permettergli di attivare gli ammortizzatori sociali. Dopo Ina Dimgini e Rosa Lucente, è ora la volta di Mirella Fini ad assumere il ruolo di assessore alle risorse umane e politiche istituzionali del Comune di Imola. È il terzo in meno di un anno dall'elezione del sindaco San Giorgi. A Cesena, Enzo Lattuca e Andrea Rossi si sfideranno domenica al ballottaggio con gli stessi simboli del primo turno. Non c'è stato infatti nessun apparentamento con le altre liste. Noi abbiamo sentito le voci di entrambi i candidati. A Ravenna, il comitato No all'albericidio di Via Maggiore ha diffidato il comune dall'abbattere i 7 pini che costeggiano la strada, chiedendo un nuovo parere tecnico e proponendo all'amministrazione di valutare soluzioni alternative. Hanno passato mesi a raccogliere bottiglie di plastica usate per costruire una barca a vela e solcare il mare alla volta di Venezia. Questa è l'impresa di tre riminesi partiti dal porto romagnolo e salutati da tanti bambini. Obiettivo: sensibilizzare l'opinione pubblica sullo spreco dei rifiuti. Calcio a 5, il Futsal Cesena si separa in maniera consensuale dal proprio allenatore Fabrizio Mascarucci a causa di problemi personali del tecnico. Il DS Angelo Novelli è a caccia della nuova guida dei bianconeri. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Fulvio Zappatore. Buonasera a tutti, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Cominciamo parlando della crisi della Mercatone 1. Ora, come prima cosa, si cerca di tutelare i dipendenti che si sono trovati senza lavoro praticamente da un giorno all'altro. C'è stato un incontro tra la Regione e le banche. Vediamo allora com'è andata con questo primo servizio. È allo studio delle banche un protocollo temporaneo con l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, che permette la sospensione dei mutui per i dipendenti di Mercatone 1 rimasti al momento senza lavoro. Gli istituti di credito hanno preso l'impegno lunedì nel corso di un vertice in regione a Bologna nell'attesa che vengano emanate norme nazionali sul tema. L'assenza di un quadro normativo di riferimento ha fatto sedere al tavolo istituzioni territoriali e bancarie. Queste ultime sono state informate nel corso del meeting della richiesta mossa da Regione, organizzazioni sindacali e all'amministrazione straordinaria Sheridan Holding di riprendere in carico i lavoratori. Solo in questo modo sarebbe possibile ricorrere agli ammortizzatori sociali che potrebbero dare un po' di respiro alle famiglie in questo improvviso caos che si è generato. E per ridurre i tempi di attesa dell'erogazione dell'ammortizzatore sociale è stato firmato con le banche un protocollo di anticipazione bancaria che consentirebbe un'erogazione più rapida del sostegno rispetto a quella dell'INPS. La Regione chiede al legislatore di reintrodurre la norma che prevede la sospensione dei mutui per i lavoratori in regime di ammortizzatori sociali. Allo studio con gli 11 comuni che ospitano sedi di Mercatone 1 vi sono altre misure emergenziali. Il prossimo incontro in Regione, questa volta con i sindacati, è previsto per il 5 giugno. Una notizia che è arrivata proprio pochi minuti fa alla nostra redazione. Siamo a Riccione, lì dove c'era un night sequestrato alla mafia negli anni scorsi. Ora sorgerà uno spazio dedicato ai giovani per svolgere attività artistiche, dalla musica e al teatro. Siamo a Riccione, dove appunto il comune si riappropria dell'ex night club La Perla in via Manfroni, nella zona Marano, per avviare un progetto dedicato ai ragazzi con il coinvolgimento delle associazioni locali. La giunta ha così approvato la riprogettazione
liberazione dello spazio polifunzionale sequestrato alla criminalità organizzata e poi oggetto di un accordo con privati per il suo riutilizzo a carattere sociale. L'iniziativa verrà coadiuvata dall'amministrazione comunale a garanzia del fine sociale perseguito nello spazio e la gestione dell'immobile avverrà con procedura ed evidenza pubblica. Ci sono le parole dell'assessore e anche del vice sindaco Laura Galli. Coinvolgeremo le associazioni per dare vita a una programmazione in grado di riattivare sinergie tra le varie esperienze associazionistiche nella città. Dovrà essere un luogo di elaborazione di idee con spettacoli, laboratori e iniziative in cui i ragazzi saranno protagonisti. Apriamo adesso la nostra pagina dedicata alla politica. Cominciamo andando a Imola, dove è stato nominato il terzo assessore per quanto riguarda le risorse umane e politiche istituzionali. Si tratta di Mirella Fini, noi siamo andati a intervistarla. Nuovo arrivo nella giunta pentastellata del comune di Imola, guidata dalla sindaca Manuela San Giorgi. Il ruolo di assessore alle risorse umane e politiche istituzionali è stato assegnato a Mirella Fini, che sostituisce così la dimissionaria Rosa Lucente, che aveva a sua volta preso il posto di Ina Dimgini. Vicepresidente dell'Associazione Nazionale Consulenti Tributaristi, Mirella Fini avrà in carico, oltre alle deleghe di Rosa Lucente, anche quella relativa ai tributi. Originaria di San Lazzaro di Savene, residente a Castel San Pietro Terme, Mirella Fini è attivista del Movimento 5 Stelle dal 2013 ed è al suo primo incarico amministrativo. Mi concentrerò sull'imparare e ovviamente Rosa Lucente mi dirà quello che è stato fatto fino adesso, cercherò di dare il mio meglio. Avrà anche la delega ai tributi come riconoscimento insomma alla sua professionalità? Sì, infatti l'ho chiesta io perché so di dare molto per i tributi, so come gestirli, so che c'è la possibilità di far capire anche il cittadino che se per un attimo si aumenta l'addizionale comunale è a bene di tutti, è a beneficio di tutti ed è solo momentanea, come aveva detto la San Giorgi l'anno scorso quando ha comunicato l'aumento dell'addizionale comunale. Rispetto al clima che c'è a Imola, c'è qualcosa che la spaventa oppure è serena? No, io sono serenissima. Poi conosco tutto il gruppo, è un gruppo compatto, va bene, ci sono ogni tanto delle discussioni, ma non ho nessun problema. Io sono convinta che andremo a fine mandato. A Cesena adesso, dove domenica si terrà il ballottaggio tra Enzo Lattuca e Andrea Rossi per quanto riguarda la sfida alla poltrona di sindaco di Cesena, sfida nella quale i due candidati correranno con gli stessi simboli del primo turno, non sono infatti arrivate richieste di unioni nei termini stabiliti, vediamo. Gli stessi simboli che hanno sostenuto i candidati al primo turno in nessun nuovo apparentamento. Questo è quanto troveranno sulle schede elettorali i cittadini di Cesena domenica 9 giugno quando dovranno scegliere il nuovo sindaco della città tra Enzo Lattuca e Andrea Rossi. Alla scadenza del termine ultimo stabilito del 2 giugno non sono infatti arrivate ufficializzazioni di eventuali nuovi collegamenti tra i candidati sindaci ammessi al ballottaggio e altre liste, in aggiunta a quelli che li hanno appoggiate al primo turno. Al ballottaggio sono chiamati a votare 78.493 aventi diritto e al primo turno hanno espresso il proprio parere il 70,45%. A sostegno del candidato Lattuca ci sono Sinistra, Articolo 1, Partito Democratico, Cesena 2024, Popolari per Cesena e Partito Repubblicano Italiano per Enzo Lattuca. Sostengono Rossi invece il Popolo della Famiglia, Lega con Salvini, Forza Italia, Cambiamo e Fratelli d'Italia. Nel turno di ballottaggio saranno impegnati gli stessi presidenti e scrutatori nominati per la tornata del 26 maggio. E i due candidati a sindaco di Cesena, Lattuca e Rossi, si sono sfidati proprio in un confronto nel corso di una trasmissione andata in onda qua su Teleromagna, cioè che andrà in onda giovedì. Intanto vediamone un estratto, sentiamo prima le parole di Enzo Lattuca. Il risultato del primo turno per noi è un risultato molto soddisfacente. Abbiamo 5.000 voti di vantaggio rispetto al centrodestra. E sono stati ben 4.000 i cesenati che hanno votato per il centrodestra alle europee e lo stesso giorno hanno fatto una scelta diversa, hanno voltato le spalle al candidato alle comunali per il centrodestra scegliendo per un'altra lista. Questo per noi è un segnale molto importante perché significa che nella scelta dei cesenati per il futuro della propria città, della nostra città Cesena, è venuta prima non il colore politico, non la proposta politica, non la proposta della Lega di Salvini,
ma la serietà, la credibilità di quella che è la proposta e il progetto per il futuro di Cesena. Questo per noi è un segnale importantissimo da cui ripartiamo. E naturalmente in questi giorni ci siamo confrontati, abbiamo dato la disponibilità a confrontarci con le altre liste che non sono state ammesse al ballottaggio. Sentiamo di avere con loro tanti punti in comune, sia per quanto riguarda la sensibilità ambientale, che certo non si può dire sia nel centrodestra, sia per quanto riguarda la volontà di stimolare un percorso partecipativo della nostra democrazia, quindi l'impegno che riconosciamo anche loro nei quartieri, e ancora una volta nei quartieri l'impegno del centrodestra non l'abbiamo mai visto nella nostra città, e ancora per quello che riguarda le battaglie sulla trasparenza, che ci contraddistinguono e che contraddistinguono anche quella che è la posizione di queste stesse liste, molto critica rispetto a quello che è il governo nazionale. Non ci sono state le condizioni per loro volontà, volontà che rispettiamo perché è coerente con quella campagna elettorale che hanno fatto, di sedersi intorno al tavolo e di cercare un'intesa, ma noi ci rivolgiamo direttamente ai cittadini che hanno votato per loro. La parola adesso allo sfidante, Andrea Rossi, sentiamo. Dunque, la valutazione mia è sicuramente una valutazione di estrema felicità, è un risultato storico per Cesena. Io poi finalmente sono abituato a lavorare con i numeri, quindi dopo le elezioni, dopo lunedì, avevo dei numeri su cui poter confrontarmi e lavorare insieme. Risulta chiaro che noi abbiamo avuto il 100% in più dei voti, avevamo il centrodestra 8.900 voti, oggi ne abbiamo più di 17.800-18.000 e risulta altrettanto chiaro che il PD ha perso il 35% dei voti. Ora io se ho un'azienda e il suo fatturato perde il 35% dei voti, effettivamente inizierei a preoccuparmi veramente. E questi due flussi si stanno incrociando, quindi queste due tendenze, la nostra in crescita e il PD in calo. La mia considerazione va anche alla parte di elettori che sicuramente non è andata a votare, perché c'è stato un 30% di elettori che non sono andati a votare, quindi questo ci fa veramente ben sperare, perché spesso sono elettori che sono delusi dalla politica e pensano che non cambierà mai niente. Invece forse probabilmente oggi è proprio il momento che qualcosa può cambiare. Così come anche le altre liste, effettivamente è vero anche che le liste che hanno combattuto per 5 anni, come Cesena siamo noi o come 5 Stelle, diciamo, questa amministrazione, hanno capito il mancato ascolto di questa amministrazione, hanno criticato tutte le scelte che hanno fatto, dagli sprechi a Piazza della Libertà, ai gessi, agli insoluti, quindi tutti i temi che sono effettivamente le risposte sono nel nostro programma. Io spero e penso che gli elettori siano veramente molto vicini, diciamo, alla nostra visione. Una notizia ora dal nostro portale web tr24.it, andiamo a Ravenna. Turni di lavoro da 24 ore, al massimo un divano su cui appoggiarsi di tanto in tanto, e una paga sproporzionata all'impegno costante. È la situazione di degrado di 5 lavoratori stranieri scoperta dalla Guardia di Finanza in 2 case di riposo della provincia. I 2 coniugi che le gestiscono sono stati arrestati per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Le indagini hanno preso avvio dopo l'esposto di un ex dipendente. Dalla perquisizione delle strutture e dagli approfondimenti è emerso che i lavoratori erano utilizzati per qualsiasi mansione, impiegati ininterrottamente per più giorni. Le 2 strutture sono state liberate dai servizi sociali e sanitari e gli anziani sono stati poi ovviamente ricollocati. Restiamo sempre a Ravenna perché si torna a parlare di ambiente con il comitato No all'albericidio di Via Maggiore, che ha diffidato il comune dall'abbattere i 7 pini che si trovano a lato della strada, chiedendo un altro parere tecnico e ulteriori chiarimenti. I 7 pini di Via Maggiore a Ravenna, che dovevano essere abbattuti, hanno ancora una speranza. I cittadini del gruppo spontaneo No all'albericidio di Via Maggiore hanno infatti inoltrato una diffida all'amministrazione chiedendo una proroga in attesa del parere di un secondo agronomo che attesti la pericolosità effettiva degli alberi. Intanto chiedono al comune di valutare soluzioni alternative all'abbattimento. Ci sembra una cosa diciamo non necessaria, perché abbiamo chiesto pareri, ci sono mezzi alternativi per mettere in sicurezza questi alberi che, facciamo presente, fanno da cornice nell'ingresso della città ad ovest da oltre 60 anni, 70 anni e sono, diciamo, un patrimonio della città. Ricordo che il pino è il simbolo, sul simbolo della città c'è il pino di Ravenna, e quindi siamo contro questo abbattimento, anche perché inizialmente avevano detto che ne abbattevano 2, poi 3, adesso 7, sembrano un po', diciamo, prove generali per poi piano rimpiazzare questi magnifici alberi. Vogliamo appunto alzare la voce, nel senso cercare di mettere un argine a questa decisione, a nostro avviso troppo affrettata, troppo tempestiva
e che è stata comunicata in tempi molto rapidi, troppo rapidi, seppure siamo d'accordo con altre persone della zona che paventano problemi di sicurezza, vanno messi in sicurezza, quindi magari sfoltire un po' le chiome, mettere piccole impalcature come sono state fatte in altre parti della città, poco invasive e poco costose, a nostro avviso sono mezzi alternativi per poter riuscire a mantenere questi splendidi alberi. A questo proposito è arrivata proprio pochi minuti fa la risposta del Comune, che evidentemente non ha accolto le istanze dei membri del Comitato, ha deciso di andare avanti per la sua strada. Leggiamo appunto dal comunicato: i lavori annunciati nei giorni scorsi di messa in sicurezza del manto stradale e dei marciapiedi di Via Maggiore sono e rimangono necessari, ivi compresi l'abbattimento dei 7 alberi che, a seguito di una verifica da parte di un agronomo incaricato, sono risultati in condizioni critiche e rientrano appunto nella classe di rischio per la quale è necessario l'abbattimento. Il cantiere è stato semplicemente rinviato di alcuni giorni per garantire lo svolgimento in condizioni di massima sicurezza. Da Ravenna ci spostiamo a Rimini, perché le abbondanti piogge dei giorni scorsi hanno portato nuovamente ad ampi allagamenti nell'edificio di via Ugo Bassi, che sarebbe dovuto diventare la nuova questura. Come vediamo in queste immagini, la situazione è eloquente. Enormi acquitrini sovrastano i piani terra interrati della struttura, con le inevitabili conseguenze negative dal punto di vista igienico-sanitario. Con i primi caldi il rischio è, ad esempio, che possano proliferare le zanzare, con tutti poi i rischi del caso. Sempre da Rimini è partito proprio questa mattina dal porto il catamarano del progetto Mal di Plastica, l'imbarcazione realizzata con bottiglie usa e getta donate dai bambini, che giungerà poi sabato a Venezia. Vediamo. L'avventura dei tre giovani riminesi Matteo Munaretto, Stefano Rossini e Piero Munaretto è cominciata martedì alle 13 al porto di Rimini. Di fronte a loro 4 giorni di navigazione per arrivare a Venezia a bordo di un catamarano costruito nei mesi scorsi con bottiglie di plastica donate dai bambini delle scuole. Viaggeranno sotto costa per lanciare a tutti gli abitanti dell'Adriatico che li vedranno un messaggio chiaro: stop alla plastica usa e getta che riempie i mari. L'imbarcazione che vedete è realizzata interamente con materiale di recupero. Sono serviti circa 6 mesi di lavoro per terminarla. Siamo partiti da una montagna di bancali. Abbiamo passato un inverno a smontare i bancali, raccogliere materiali dove lo trovavamo, e poi, grazie a notti insonni di pensieri, disegni e prove, siamo riusciti a realizzare questa barca. Ci sono ancora più bambini che plastica qua oggi, perché c'è un messaggio che vuole passare, no, attraverso questa iniziativa. Sì, il messaggio è quello della sostenibilità e soprattutto di ridurre la dispersione di plastica in mare. Non a caso le bottiglie che si trovano nella barca ci sono state proprio portate dai bambini. Noi abbiamo girato alcune scuole di Rimini, scuole elementari, i bambini ci portavano le bottiglie di plastica che avevano usato in famiglia, e tra l'altro trovare le bottiglie di plastica è stato davvero il problema minore, perché non sapevamo più dove metterle a un certo punto, e noi in cambio abbiamo dato ai bambini delle borracce di alluminio in modo da lanciare proprio il messaggio: usate queste, basta comprare plastica usa e getta. E adesso solcherà l'Adriatico alla volta di Venezia. Esatto, adesso puntiamo a Venezia, faremo un lungo costa lento, uno slow sail, quindi viaggeremo a circa 500-600 metri dalla costa, e ci piacerebbe molto che tutti i circoli, tutti i bagnini che incontreremo si volessero unire a questa lenta carovana per questa festa del mare, insomma, che possa aiutare a riflettere. Parliamo adesso di eccellenze italiane. Dalle star della musica alle attrici di Hollywood, le calzature di San Mauro Pascoli nel Cesenate continuano ad affascinare i grandi personaggi internazionali. Per scovare i nuovi creativi è appunto tornato il concorso Un Talento per la Scarpa. Edoardo Battellini, classe 2000, il vincitore della 19ª edizione del concorso internazionale per giovani stilisti Un Talento per la Scarpa, organizzato da San Mauro Industria. Dopo 2 anni oltreoceano, il titolo di migliore promessa della calzatura torna in Italia. Il giovane di Gubbio ha presentato il lavoro migliore sul tema urban chic, la décolleté irrompe nello street style, e sarà premiato nella serata del 14 giugno a Villa Torlonia. L'iniziativa è organizzata a San Mauro Pascoli, terra di grandi aziende calzaturiere che continuano a dominare il panorama internazionale. Noi troviamo la calzatura italiana d'eccellenza da donna espressa da questi calzaturifici, più alcuni di altri distretti, però comunque calzatura italiana che combatte
contro nomi come Prada, Vuitton e altri, Dior, che sapete sono invece multinazionali, quindi è un po' come la lotta di Davide contro Golia, però è una lotta che ancora, in cui ancora non dico che vinciamo, ma siamo a pari. È il momento ora di dare un'occhiata alle altre notizie di giornata con le nostre brevi. Forlì, sono in corso le ricerche di un anziano 75enne che da ieri sera si è allontanato da una struttura sociale di Premi il Cuore. Le battute di vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino e protezione civile comprendono una vasta area boschiva. Bologna, una turista finlandese di 74 anni è morta sulla pista dell'aeroporto per un malore che l'ha colpita poco dopo essersi imbarcata su un aereo KLM diretto ad Amsterdam. È successo poco dopo le 9. Ravenna, il noto procuratore sportivo Raiola è stato condannato per diffamazione aggravata nei confronti dell'ex CT della nazionale Arrigo Sacchi con multa da 6.750 euro. Raiola avrebbe detto su Sacchi: è fuso, mi fa solo pena. Forlì, una 67enne è stato denunciato dalla polizia per minaccia aggravata e porto di arnesi atti all'offesa. Ieri sera durante una lite in strada l'uomo ha minacciato un vicino con una grossa chiave inglese, pare per dissidi condominiali. È il momento dello sport, linea quindi alla nostra redazione per tutte le ultime notizie. Grazie Fulvio per la linea, buonasera e bentornati a questa nuova edizione serale di TR24 Sport. Apriamo con il calcio 5. Fabrizio Mascarucci ha lasciato la guida del Futsal Cesena a causa di impegni personali. Ora il direttore sportivo Angelo Novelli è impegnato a identificare il nuovo profilo e entro il fine settimana verrà ufficializzato il neotecnico. Angelo Novelli, la stagione del Futsal Cesena strepitosa si è interrotta nella semifinale playoff contro la San Giovannese, c'è delusione però comunque anche molta soddisfazione per l'annata. Sì, è un'ottima stagione, una stagione che onestamente non ci aspettavamo perché noi eravamo partiti con l'obiettivo della salvezza, quindi arrivare terzi in campionato e essere eliminati playoff era una cosa che assolutamente non ci aspettavamo, quindi sono personalmente e anche dal punto di vista societario sono estremamente contento dell'annata e di quello che hanno fatto i ragazzi. In società ora pensate già al futuro, alla prossima stagione 2019-2020, sempre in Serie B, notizia di pochissime ore fa, la separazione dal tecnico Mascarucci. Col mister abbiamo deciso consensualmente di interrompere i rapporti, ha fatto un'ottimissima annata, come dicevo prima un'annata che non ci aspettavamo, quindi siamo estremamente contenti anche del suo operato, però consensualmente abbiamo deciso di interrompere i rapporti. E al di là di quello, sportivamente parlando, non ci sono altre novità perché stiamo sbrogliando in questi giorni delle importanti novità a livello societario, quindi una volta che abbiamo sbrogliato quelle ci muoveremo anche dal punto di vista sportivo. Passiamo al basket, non avrà alternative alla vittoria l'Amadori Cesena che scenderà in campo questa sera alle 21 al Carisport. La squadra di coach di Lorenzo andrà a caccia di un successo che pareggerebbe sul 2-2 la serie contro Orzinuovi. Serie equilibratissima come da pronostico quella che dovrà eleggere la finalista di Montecatini fra Orzinuovi e Tigers a Cesena. La vittoria lombarda in gara 3, in risposta a quella cesenate al Palambienti in gara 2, mette l'Amadori nelle condizioni di disputare una partita senza domani. La squadra di coach di Lorenzo è chiamata a resettare in 48 ore quanto accaduto domenica, facendo tesoro degli errori e di quanto di buono messo sul parquet del Carisport. Sul piano tecnico ha pesato molto l'assenza di Battisti in cabina di regia, situazione d'emergenza che Orzinuovi è riuscita a cavalcare imponendo il proprio gioco permeato di fisicità e atletismo. Cesena però è riuscita a serrare i ranghi, appellandosi ad un'ottima difesa nella seconda parte di gara, senza però produrre i frutti desiderati solamente a causa di una serata storta al tiro.
Per i Tigers ci sono dunque tutti i presupposti per strappare la vittoria in gara 4 e rimandare tutto alla bella in quel di Orzinuovi, considerando anche il fatto che l'intensità del gioco dell'Agri Bertocchi risentirà inevitabilmente del poco tempo concesso dal calendario al recupero dalle fatiche fisiche e mentali. L'importante per l'Amadori sarà giocare senza assillo, a mente sgombra, con la voglia di riscattarsi davanti al proprio pubblico in quella che, indipendentemente dal risultato, sarà l'ultima partita della prima stagione dei Tigers griffati Amadori nel proprio palazzetto. Andiamo ora sul nostro portale tr24.it per la pallanuoto. Restano vive le speranze di salvezza per il Ravenna Pallanuoto, che nella penultima giornata del campionato di Serie C batte per 4-3 la Persicetana e resta così a ruota di Belluno in classifica. Nell'ultima giornata sarà proprio la sfida tra queste due formazioni a decidere la salvezza dei giallorossi nel campionato di Serie C. E con questo è tutto per lo sport, Fulvio a te. Grazie a Marco Rossi, è il momento adesso di dare un'occhiata alle previsioni del tempo. Buonasera a tutti i telespettatori di Tele24 e Teleromagna, ad Andrea Raggini. Finalmente l'alta pressione sta interessando non solo la nostra regione ma un po' tutta la nostra penisola e sta determinando belle giornate estive anche nella nostra regione. Anche la giornata di domani, mercoledì, risulterà per lo più stabile e soleggiata su tutto il nostro territorio regionale. Al mattino avremo cieli sereni quasi ovunque, nel corso del pomeriggio la nuvolosità aumenterà, si tratterà di nuvolosità cumuliforme lungo il corso del fiume Po, dove al confine con Lombardia e Veneto qualche addensamento di rilievo non sarà da escludere, ma comunque il rischio di acquazzoni comunque brevi sarà molto molto basso. Altrove il sole garantirà una bella giornata. Giornata anche calda, perché dopo un risveglio con valori compresi tra 16 e 19 gradi le temperature massime spesso raggiungeranno i 28-30 gradi con picchi fino a 31 gradi sulle pianure centrali. La ventilazione sarà debole in rinforzo da sud-est sul mare, che diventerà poco mosso nel corso del pomeriggio. Ma il bel tempo continuerà almeno fino alla giornata di domenica. Per questo fondamento è tutto, auguro a tutti voi una buona serata. È il momento adesso di fare il punto sulle notizie più importanti di giornata con il nostro riepilogo. Incontro tra la Regione e le banche per discutere della crisi Mercatone 1. Gli istituti di credito si sono impegnati a sospendere i mutui per i dipendenti coinvolti nel fallimento e intanto la Regione ha chiesto alla società di riassumere i lavoratori per permettergli di attivare gli ammortizzatori sociali. Dopo Ina Dimgini e Rosa Lucente, è ora la volta di Mirella Fini ad assumere il ruolo di assessore alle risorse umane e politiche istituzionali del Comune di Imola. È il terzo in meno di un anno dall'elezione del sindaco San Giorgi. A Cesena, Enzo Lattuca e Andrea Rossi si sfideranno domenica al ballottaggio con gli stessi simboli del primo turno. Non c'è stato infatti nessun apparentamento con le altre liste. Noi abbiamo sentito le voci di entrambi i candidati. A Ravenna, il comitato No all'albericidio di Via Maggiore ha diffidato il comune dall'abbattere i 7 pini che costeggiano la strada, chiedendo un nuovo parere tecnico e proponendo all'amministrazione di valutare soluzioni alternative. Hanno passato mesi a raccogliere bottiglie di plastica usate per costruire una barca a vela e solcare il mare alla volta di Venezia. Questa è l'impresa di tre riminesi partiti dal porto romagnolo e salutati da tanti bambini. Obiettivo: sensibilizzare l'opinione pubblica sullo spreco dei rifiuti. Calcio a 5, il Futsal Cesena si separa in maniera consensuale dal proprio allenatore Fabrizio Mascarucci a causa di problemi personali del tecnico. Il DS Angelo Novelli è a caccia della nuova guida dei bianconeri. Bene, siamo ai saluti. Io vi ricordo che potete rivedere tutti i nostri servizi e seguire tutti gli ultimi aggiornamenti sul nostro portale web tr24.it. Il telegiornale per oggi finisce qui. A voi tutti una buona serata. Infotech, il partner HP in Romagna.
SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.